Fratelli e sorelle nerazzurre, ciao a tutti, buon inizio weekend, perché ormai ci siamo, è arrivato il weekend. Prima è successo il finimondo, perché qua ha piovuto di brutto, però domani è bello, domani è bello. Allora, ragazzi, parliamo un attimino, bentornati sul canale innanzitutto, e parliamo un attimino di tutti gli scempi che io devo vedere su YouTube, cioè io devo vedere di quelle robe allucinanti, siamo sempre lì. Allora, una volta dicevo così dalla televisione, adesso lo devo dire anche di YouTube, canali gestiti da pseudo interisti, perché io non ci credo che siano interisti. Allora, con chi ce l'ho? Ce l'ho con queste notizie frutto di immaginazione, perché ogni cosa adesso è conducibile al fondo arabo o chi cacchio è Pifaranco, a me non me ne frega un cazzo, ok? Poi prendono l'Inter, sono felice, per l'amor di Dio, però adesso sono uscite le magliette pre-gara e sono uscite su qualche sito che si occupa di questo, le anticipazioni, no? Delle magliette pre-gara, e la maglietta pre-gara riprende lo slogan che è nostro da un po' di anni, fratelli nel mondo, interisti fratelli nel mondo, e ci sono stilizzate la bandiera della Svizzera, c'è il sole Levante, c'è la bandiera del Sudafrica, c'è la bandiera della Turchia, tanti canali cosa hanno fatto? I piffettari, come li chiamano, che già non mi piace come termine, hanno ripreso il simbolo della Turchia, l'hanno ricondotto a quello che simboleggia. Ah, ci sono gli arabi, che soddisfazione. Ma che due coglioni! Piove? Oggi ha piovuto? Ci sono disastri? Eh sì, è tutto apposta. Fatto tutto apposta la madre natura, perché almeno arriva Aramco che ricostruisce. Perché sono caduti qua in Viale Zara alberi, mica alberi e tutto. Ma basta, ma smettetela, oh, smettete. Utenti, per cortesia, cioè anche voi, cercate di non farvi influenzare. Poi arriveranno, siamo contenti, ma basta. Non ne possiamo più. Ogni cosa la riconducono agli arabi. Non se ne può più. Non se ne può più, basta, basta. E poi ve la prendete con dei canali che si fanno un paiolo così da anni per raccontarvi quello che i giornali non vi raccontano, e se sbagliano una notizia di mercato gli riempite di insulti. Cioè, io è questo che non capisco. Comunque, questo argomento qua lo volevo affrontare perché ne ho pieni veramente gli zebedei. Ok, adesso farò una rubrica svuoto gli zebedei. Vi piace? Ok, svuotiamo gli zebedei, una roba del genere. Parliamo un attimino di Cialanoglu, perché ieri ero ospite dall'amico capitano, che saluto e ringrazio, molto gentile, e mi ha ospitato e abbiamo parlato, loro hanno parlato di mercato, io poi chiaramente mi soffermo su argomenti che mi interessano di più del mercato, e sto parlando di Cialanoglu. Perché? Perché comunque la notizia non è di oggi, è dell'altro ieri, però non mi sono soffermato a parlarne sul mio canale. Lo facciamo adesso, perché? Perché io comunque, signor Cialanoglu, deve capire che cos'è l'Inter bene, perché l'ha capito, ha visto il nostro affetto, sono contento delle parole che ha detto sui nostri tifosi, però alcune cose all'Inter non si devono fare. Cioè, le tarantelle con Ibrahimovic se le fai in privato, perché le ha già lette più di una volta. Basta, basta, non sei al Milan. Noi siamo l'Inter, noi siamo quelli che vanno in piazza a festeggiare, e siamo tutti contenti per i risultati che la nostra squadra ha ottenuto. Non ce ne frega un cazzo degli altri, ok? Gli altri invece, quando festeggiano, insultano. Noi non ce ne frega un cazzo. Cioè, il nostro stile ce l'abbiamo e ci differenzia, e ne siamo molto fieri e orgogliosi. Quindi, signor Cialanoglu, forse alcuni aspetti dell'Inter, perché hai comunque addosso 4 anni o quel che l'è con quegli altri, quindi io ti capisco, ci vuole un po' di tempo per depurarsi definitivamente, però alcune cose da noi non le puoi fare. Soprattutto per quanto mi riguarda, io sentire le dichiarazioni che hai fatto sul mister, che poi hai cercato di parare il tiro, ecco, queste robe qua
Sei fortunato che non ci sono io in dirigenza, perché sennò altro che multa. Altro che multa. Allora, io mi sono rotto le scatole di sentire dichiarazioni di giocatori quando tornano al paesello loro, o al paese, o alla nazione, che non volevo essere dispregiativo, per l'amor di Dio, raddrizzo il tiro anch'io prima che poi fraintendete. Fate le dichiarazioni con giornalisti con i quali magari avete più confidenza, perché sono della vostra nazione, e iniziate a sparare a mille. Lo fece Eriksen e mi incazzai come un animale. Lo faccia la Noglu, non ha sparato a mille, ha detto quello che pensava, benissimo. Quello che si pensa, si dice dove? Al bar, si dice in famiglia, si dice nello spogliatoio. Queste cose qua devono rimanere nello spogliatoio. Vogliamo vincere, vogliamo fare una grande Inter. Allora, iniziamo a capire che alcune cose le società serie non le ammettono, quindi grazie alla società che sembra che l'abbia multato, e sia il buon esempio che se ne multa uno per educare gli altri 24. Queste cose qua, per lo spirito di gruppo, non vanno assolutamente bene, nella maniera più assoluta. E non me lo aspettavo. Non me lo aspettavo perché Calhanoglu, ma comunque continuerà a essere un giocatore per il quale io nutro molto affetto e stima. Per l'amor di Dio, non è che per questa cosa adesso basta Calhanoglu e lo mettiamo in croce, assolutamente no. Però alcune cose assolutamente non vanno fatte. E visto che è un giocatore di esperienza internazionale, da lui non me lo aspettavo. Quindi a me piace molto quando le persone sbagliano, mi piace molto sentire la parolina magica scusa. E dal momento che tante volte gli sbagli avvengono o in dirette televisive o a mezzo social, come si sbaglia a mezzo social, sarebbe bello sempre a mezzo social, un bello scusa. Scusate interisti, sì, scusate interisti, perché alla fine voi dite una cavolata, non è una cavolata. Queste cose devono rimanere nello spogliatoio. Quest'anno è un anno che sarà fondamentale per noi. L'obiettivo è lì, chiaro? Non lo pronunciamo, ma sappiamo tutti qual è. Bisogna arrivare prima degli altri in quello che è il vero obiettivo nostro per la stagione prossima, che si può raggiungere, si deve raggiungere, ma alcune cose non fanno nient'altro che tirarci da soli la zappa sui piedi. Quindi spero di non sentire più dichiarazioni a mezzo social. Le stesse dichiarazioni a mezzo social che mi hanno fatto incazzare l'anno scorso a riguardo del signor Vidal, che si fotografava già con un'altra maglietta, il signor Sanchez, la storia del leone in gabbia, ecco, queste cose qui spero che la società Inter le condanni con pene pecuniarie veramente severe, in maniera tale che ci pensano due volte. Si vince anche così. Ciao ragazzi, buon weekend a tutti di Milano, il simbolo regale, il biscione dell'internazionale. Questa sera, per chi vuole seguirmi, sono ospite dalle 9:30 alle 10:30 dall'amico Davide The Snake, quindi collegatevi per una bella live. Poi lui, Davide, è proprio un mio amico ormai da un po' di anni. Ciao ragazzi, forza Inter!